Diciamoci la verità, ci sono stati piloti che hanno vinto anche di più, ma forse nessuno è riuscito a entusiasmare come Ayrton Senna. Il pilota brasiliano è morto dopo uno schianto, lo ricorderete, sulla pista di Imola un quarto di secolo fa, era il primo maggio del 1994, ma il suo casco giallo-oro è ancora un simbolo della Formula 1. Chi meglio di Leo Turrini può ricordare Ayrton Senna e tracciarne un profilo umano e professionale? Leo, buona giornata e benvenuto a Nonstop News. Buongiorno, è passato già un quarto di secolo, eppure per chi c'era sembra ieri. Io dico spesso che, avendo l'età appunto, chi c'era ricorda perfettamente dove stava quando Senna si schiantò contro quel muro, un po' come la generazione precedente aveva memoria perfetta di dove si trovava quando arrivò la notizia dell'assassinio di John Kennedy. Sembra un'esagerazione, ma in realtà non lo è, perché Senna non era soltanto un grandissimo del volante, Senna era anche uno spirito nobile, pur non essendo un santo, e la gente comune questo lo percepiva, secondo me. Cioè, si rendeva conto che in quella sua aura mistica c'era tanto di vero, si coglieva una sincerità profonda e forse, anche se questo mi malinconisce molto, il frammento di memoria più bello legato da Ayrton è quel piccolo drappo con i colori della bandiera austriaca che lui quel giorno, 1 maggio 94, aveva nascosto nell'abitacolo della sua Williams, perché il giorno prima, sempre lì a Imola, era morto un conosciuto pilota, Ron Ratzenberger. Senna voleva vincere quel gran premio e voleva sventolare assieme, come faceva sempre, il vessillo del Brasile, anche la bandiera austriaca, in memoria del suo collega che era un po' il milite ignoto della Formula 1. Ecco, io credo che questo è un particolare che ci dice tutto, molto molto più delle sue vittorie, delle sue imprese e delle sue straordinarie qualità di campione. Leo, tu che hai dedicato anche un libro bellissimo, zeppo di retroscena, di ricordi soprattutto commossi e commoventi di Ayrton Senna, Il mio nome è Ayrton, il titolo, come dire, sono passati 25 anni, quindi il tempo lenisce un po' tutto e oggi Ayrton è per sempre giovane, come capita a chi ci lascia in età ancora molto molto verde. Non solo questo, Ayrton Senna non è, lo abbiamo detto anche in apertura, non è solo un grandissimo, straordinario pilota e protagonista della Formula 1, è uno dei pochi protagonisti del mondo dello sport ad aver travalicato i confini. Tante mamme e nonne adoravano Ayrton Senna senza capir nulla e senza seguire mai fino alla fine un gran premio. Aveva qualcosa, aveva il leggendario quid. È vero, sai, è quello che ci raccontavamo poco fa. Quando io dico che non era solamente il campione del volante, tu hai colto benissimo il senso, perché effettivamente lui aveva un seguito anche tra chi non comprendeva nulla di motori, di pelle, di acceleratori e queste robe qui, no? Perché scattava quasi un meccanismo di identificazione con quel suo sorriso un po' triste. Lui aveva sempre, almeno trasmetteva sempre, la sensazione di essere alla ricerca della perfezione, pur avendo la consapevolezza che, essendo un essere umano, la perfezione per ognuno di noi è vietata, è proibita. E questo, secondo me, la gente lo capiva. Poi io penso anche che non sia un caso, siamo qui a parlarne appunto un quarto di secolo dopo, che la memoria di Senna resista. Lui è stato un po' anche un anello di congiunzione tra generazioni distinte e distanti, perché pensa, lui ha corso con il primo Schumacher, che è stato il suo ultimo rivale. Schumacher ha lasciato il posto in Mercedes nel 2013 a un giovanotto che si chiama Lewis Hamilton, che è cresciuto nel mito di Senna, che dormiva avendo il posto di Ayrton nella sua cameretta. E allora ti rendi conto che davvero Senna lega, collega generazioni, come ho detto prima, lontane tra loro, nel segno di una passione che lui sapeva incarnare, esprimere probabilmente meglio di chiunque altro.
Leo, avendo tu scritto molto di Ayrton, a parte lo stesso libro, evidentemente anche insomma, durante le sue gare, ci racconti qualcosa che probabilmente non hai raccontato fino ad ora, o insomma qualche aneddoto molto carino, magari simile a quello della bandiera, bellissimo, che ci hai appena detto, che non è così conosciuto, così noto di questo personaggio? Ma io posso dirvi una cosa, se vuoi, personale, privata, adesso c'è. Eravamo diventati amici perché Senna, da quando era ragazzo, era venuto in Italia per gareggiare nei kart e si era legato molto a un fotografo bolognese che poi io conoscevo, che me l'aveva presentato quando Senna era già uno star della Formula 1. Senna era uno che abbastanza diffidente a livello caratteriale, però si intuiva che qualcuno meritava la sua fiducia, e invece poi dopo era davvero una persona di una delicatezza unica. Insomma, una volta siamo in Belgio sulle Ardenne, eravamo tutti in fibrillazione per le voci sul mercato piloti, sembrava che lui dovesse cambiare scuderia, non esisteva internet, non c'erano i telefonini, quindi se tu eri cronista dovevi stare lì fino anche a notte fonda per diciamo avere ricevere la notizia. Solo che io stavo malissimo, avevo una febbre, un raffreddore da fieno, una cosa, mi gocciolavano gli occhi, avevo il mucchio al naso. Insomma, alle 6 del pomeriggio arriva finalmente Senna al circuito lì a Spa-Francorchamps e noi ci precipitiamo attorno a lui per sapere quando farà conoscere la sua decisione sull'avvenire, e lui dice: vado a incontrare adesso il principe della trascuderia eccetera, e dopo questo incontro farò una conferenza stampa. Io ero davanti a lui a 2 metri, ma in condizioni pietose, avevo bisogno di 4 aspirine di andare alla eccetera, e gli ho detto semplicemente: ma hai visto come sono conciato? Lui mi ha guardato, si è messo a ridere e ha detto: ho cambiato idea, conferenza stampa domani mattina alle 11, perché qui c'è uno che ha bisogno di andare a letto. Che veramente. Che signore, veramente. Era uno che quando ti voleva bene ti sorprendeva con questi piccoli gesti, ed era insensato. Per questo io dico sempre che non mi ha sorpreso che poi sia dopo quello che è accaduto, insomma, anche maturato questo culto, questa devozione nei confronti della sua memoria, perché la persona era grande. No, ma è chiarissimo. Leo, noi ti dobbiamo salutare, ma anche ringraziarti, ragazzi, per l'enorme privilegio che abbiamo avuto questa mattina di aver ascoltato alcuni tratti caratteriali di Ayrton Senna raccontati proprio da te. Veramente grazie a Leo Turrini e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti.